Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Ghibli Channel e su Demolition Build 3. Allora ragazzi, quest'oggi volevo approfondire ulteriormente questo titolo perché mi sta veramente piacendo un sacco. La missione che abbiamo fatto nel gameplay precedente è stata veramente veramente divertente, quindi volevo un attimino portarlo avanti, poi vediamo ovviamente in base a quello che mi direte voi. Allora, gestione lavori, quindi vediamo lavori disponibili, abbiamo spianamento del terreno del parco o terreno da livellare, poi l'estrazione vecchi cavi, ma qua credo che sia un lavoro decisamente più lungo in quanto ci danno 5000, per cui abbiamo uno scavo di precisione e l'elettricità. Qua invece abbiamo lavori di sterro leggeri, quindi mettiamo veicoli, mettiamo questo ovviamente, ne posso mettere un altro, vabbè, mi metto una pala giusto per averla e basta, non credo che ci serva altro sinceramente. Adesso sta salvando, ma non credo che ci serva martello, mazza, le altre cose direi che non ci servono. Quindi iniziamo il lavoro ragazzi, facciamo prossimo turno perché sennò facciamo il lavoro di notte e non si vede una mazza di nulla. E vediamo un attimino questo lavoro, come sarà appunto il lavoro di livellamento del terreno. Mi piace questo titolo, come detto, perché ha una grande varietà di lavori, dalla costruzione alla demolizione, a, insomma, lavori di questo tipo, per cui molto interessante. Allora ragazzi, questo è praticamente il terreno da spianare, quindi penso di dover togliere praticamente queste irregolarità che ci sono nel mezzo e portarlo tutto a livello, perché qua c'è effettivamente la livella laser, questa qua, che vedete fa mi ha fatto il segno, diciamo, di dove devo fare il lavoro. Ok, l'unico casino mo qua è capire come farlo qua il lavoro. Questo sarà un bel macello. È veramente veramente difficile ragazzi, è veramente veramente difficile. Poi non so quanto vuole che io sia preciso sinceramente, però è veramente tosto, mamma mia, è un grandissimo casino qua, porca miseria, è difficilissimo ragazzi, è veramente veramente difficile, credetemi che è davvero davvero difficile riuscire a spianare tutto, è un gran casino, perché penso di dover fare tutto all'altezza di quella striscia verde che vedo lì, credo, no? Immagino che sia così, perché credo di dover far comparire la linea verde ovunque, ma mo vai tu a capire dove cacchio sta l'altra. Ah, mi sa che qua la devo tenere un po' più in giù e devo andare a scavare decisamente di più qua nel centro soprattutto, perché poi nel centro c'è veramente una sorta di montagnetta. Poi diciamo che con gli alberi non aiutano gli alberi sicuramente, però va bene. Allora facciamo così, buttiamo giù. Ok, vabbè, io la terra la sto buttando tutta qua, poi non so se è giusto, ma spero di sì. Qualcuno la tirerà via prima o poi. E niente, quindi devo fare tutto. Devo far tutto e devo riuscire a far comparire, penso io, poi non lo so, magari ho sbagliato, però credo di dover far comparire fondamentalmente la linea verde dappertutto. Immagino. Perché vedi, adesso fino a qua c'è. E madonna che cacchio di buco, no? Aspetta. Ok, butta giù qua la terra. No, tira su sta pala. Ok. È un casino, Mamma mia ragazzi, sei un casino. Mamma mia ragazzi, sei un cacchio di casino sto lavoro. Anche perché non so se sto facendo bene o che cosa. Non ne ho veramente la più pallida idea. Boh. Perché portandolo a livello credo che si unisca quel segno verde che si vede. Ma come detto, è più facile a dirlo che a farlo. Tipo qua va molto giù. Vedete, qua va veramente tanto giù. Per cui secondo me devo scavare di più di qua. Ok. E cercare di livellare decisamente di più qua. E poi anche qua c'è una sorta di...
Madonna di fossa grandissima. E però poi vai tu a capire se va bene come la sto facendo. Che cacchio ne so io. Allora, questa buttala qua. Buttala qua a sta terra che poi vediamo. Vediamo cosa farne, se ne devo fare qualcosa o meno. Non ho idea. Ma posso spaccarla se... Ah beh sì. Comoda sta cosa. Posso anche compattarla, diciamo. Cioè, io volevo capire se è giusto il mio ragionamento, perché qua effettivamente la linea c'è. Ah, vedete che c'è, perché si riflette sulla pala, sì, vedete? Quindi, sì, quando è praticamente a livello me lo dovrebbe dare tutta unita. Ma ciao, qua non lo porterò mai tutto a livello. Come cacchio faccio? Cioè, è difficilissimo, ragazzi. Non ce la farò... Vedete, sui cingoli... solo che qua ad esempio è già scavato decisamente di più di come dovrebbe essere. Poi ribadisco, non so quanto lo vuole preciso, però fatto sta che qua ad esempio nel mezzo c'è una montagna praticamente che io devo livellare. Oddio, non va malissimo in realtà, perché c'è qua anche abbastanza livello, c'è sta gobba qua nel mezzo che devo tirar via. Ok. Non va neanche così malaccio in realtà. Ma come detto, devo capire se può andare bene. Qua sono stato secondo me troppo basso. Però boh, vediamo lo stesso se può andare bene. Perché non è che mi sembra così male poi effettivamente, eh? Non è sicuramente perfetto, per amor di Dio. Però non mi sembra neanche così malaccio. Andrebbe ripassato tutto, ma quantomeno. Perché qua ad esempio vedete che i segni verdi neanche li vedo. Quindi secondo me qua devo scavare di più. Ah, valla a fare però. Valla a fare, come detto, più facile a dirlo che non a farlo, sicuramente. Ok. Sì, perché qua è decisamente più basso, vedete? Sì, praticamente andando a scavare vado a scoprire quella che è effettivamente la linea verde, vedete? E in teoria si dovrebbero unire tutte le varie parti. Che poi non so neanche a sto punto se mi considera il centro, perché vedete, man mano il cerchio si stringe, quindi penso che adesso fino a qua, fino a dove c'è la linea, sia a livello. Dove la linea smette, perché appunto non è più a livello. Vedete che se poi io adesso scavo qua me lo porta tutto a livello. Sì, e man mano mi tira indietro. Ah, ok, ho capito. Mi tira in automatico indietro direttamente le diciamo quei paletti che ci sono lì gialli. Si stringe il cerchio man mano che io vado a livellare. Ho capito. Sì, e così è già un bel aiuto in più, perché vedete adesso la zona è diventata decisamente più piccola e i paletti si sono stretti. Adesso probabilmente io scavando tutta questa zona nel centro vado a stringere ulteriormente questi paletti. Vedete che si avvicinano in automatico sempre di più, quindi ok, fin qua ci siamo. Dai, andiamo a far così. Sì, comunque non è facile, ma proprio manco per il cacchio. Quindi devo tirar via ancora un bel po' di terra da quanto vedo. Casino è poi da dove buttarla, perché mi fa dei mucchi enormi. Qua pure cacchio di alberi. Ecco, sta roba degli alberi rompe particolarmente le balle. Ok. Quindi qua tecnicamente io dovrei scavare anche un po' di più. Esatto, perché vedete... So qua, qua si sono decisamente più alto. Allora andiamo un attimo indietro, facciamolo da qua, va. Facciamolo un attimo da qua che riesco a prendere un po' meglio le misure. E andare pian pianino e andare a scavare. Ok, tutto quello che devo scavare. Un po' troppo. Ok. Ok, boh, adesso iniziamo a buttare via sta terra qua. Senti, io la butto qua fuori, tanto qua fuori non c'è nessuno, va bene, tutta sta arpaglia. Va bene così, va bene così.
facciamo danni all'ambiente e va bene così. È veramente figo però, mamma mia, bello bello sto gioco, mi piace un sacco. A me personalmente piace veramente un sacco, ragazzi. Mi sta piacendo tanto perché, come detto, la diversità dei lavori è molto bellina e fatta bene. I vari lavori, per l'appunto, da come li vedo, sono fatti veramente veramente bene, quindi è tanta roba. Oh, vedete, tipo qua sotto adesso finalmente abbiamo scoperto un po' di più i paletti che erano proprio sommersi dalla terra fino a prima, quindi qua devo scavare decisamente decisamente di più. Ok, magari, ecco, dai, teniamo sta visuale che forse è un po' meglio. Forse mi aiuta un po' di più sta visuale qua a capire cosa sto facendo, ovvero un grandissimo macello, che qua credo aver scavato decisamente troppo, però va bene. Sì, qua ho scavato decisamente troppo. No, però, oddio, forse... Perché là è sotto tanto la... il paletto, effettivamente. Guardate come è sotto questo qua, boh. Quindi non so... Non so neanch'io se così va bene o no. È un bel macello capirlo qua, effettivamente. È un bel macello capirlo, ragazzi. Un bel bel macello. Allora, proviamo ad andare di qua. Che bene o male qua dovrebbe essere un po' il... un po' il punto di partenza, diciamo, no? Ok, quindi... stai così. Ok. Comunque non è facile. Ma proprio per niente. Ma anche perché io non sto capendo se sto effettivamente... facendo quello che vuole il gioco o sto facendo troppo. Secondo me ho fatto decisamente troppo. Ho fatto una voragine, ho fatto. Qua secondo me ho fatto una voragine assurda. Fammi capire se ho... aspetta, fammi scendere un secondo. Allora, esci un attimo dal veicolo. Fammi capire qua. Spiana l'85. Beh, quasi completato anche il 100 in realtà. No, quindi sta andando bene, dai. Sta andando bene perché, vabbè, l'85 me l'ha dato già quasi completato. Oh, perfetto, spiana il 70% completato, ok. Quindi no, dai, stiamo andando bene. E il casino sarà sicuramente farlo al 100%. Lo sarà veramente un macello. Anche perché, come detto qua, secondo me ho scavato troppo. E in alcuni punti sicuramente troppo poco. Quindi andare a sistemare sarà un cacchio di disastro, secondo me. Ah no, vedi, non risulta più completato. Porca boia, l'avevo completato, qua ho spianato troppo. Qua ho spianato troppo, ragazzi. Qua ho fatto un cacchio di disastro. Qua ho fatto veramente un cacchio di disastro, quindi cerchiamo di recuperare un attimo. Quindi andiamo... no, non ti incastrare, no, non mi dire che si incastra. Aiuto, mi sono incastrato, ragazzi. Non uscirò mai più di qua. Sì, ce l'ho fatta. È vero, ce l'ho fatta, ma qua sto rischiando. Sto rischiando veramente, veramente tantissimo. È un bel macello. Oh, ok, dai. Spiana il 70%, l'ho fatto. Ok. Quindi fino a qua ci siamo. E io direi a sto punto di completarlo al 70%, ragazzi, perché... è difficilissimo sto lavoro, cioè bisogna prenderci veramente un sacco la mano, anche perché, e anche questa è una cosa che però mi piace, non c'è un limite di scavo, cioè non è che dici quando ho tolto la terra che devo togliere, il gioco si blocca e non ti fa più togliere un cavolo, no no, col cacchio, cioè puoi andare avanti a scavare all'infinito e quindi puoi andare avanti a peggiorare, diciamo così, magari la situazione che invece avevi fatto anche relativamente bene, quindi cioè in un attimo basta che la pala ti piglia una buca e che va a farsi benedire magari tutto quello che avevi fatto, vedete, perché poi su un terreno così irregolare diventa veramente veramente tosta riuscire a farlo in maniera decente. Io, come detto, ci sto provando correggendo la pala seconda di come vanno i cingoli, e
Però è veramente difficile, ragazzi, è veramente, veramente difficile. Perché basta che appunto la pala prenda una minima buca, che la vostra benna, diciamo così, non è più a livello, e ovviamente andate a fare un buco, andate a fare danni. E quindi un bel casino. Questa che è? Il paletto che è venuto fuori che è? Ah, mi sa che lì dove ho scavato troppo? Mi sa di sì, eh. Mi sa che dove ho scavato troppo. Mi piacerebbe provare a fare l'80%, perché ho visto che c'era anche l'obiettivo all'80%, e poi vabbè quello al 100%, che sicuramente non prenderò mai. Almeno l'80% mi sarebbe piaciuto, ma come detto non è assolutamente facile, ragazzi, non è assolutamente facile. E quindi va bene, io questo lo lascerei così a sto punto. Proviamo a vedere se possiamo completare il lavoro. Carico è completato, perfetto, quindi questo l'abbiamo completato. Penalità e bonus, vabbè, avevamo $200 spianando l'85, che manca poco in realtà, quindi un po' mi scoccia, ma ragazzi è veramente veramente difficile, quindi cioè non vorrei far di nuovo danni e poi dall'85 rischio di scendere di nuovo sotto il 70 e non ci dà neanche quello. E se riuscivo a farlo al 100% ci dava $500 in più, quindi sono $700 in più che avremmo preso, però come detto, ragazzi, è veramente veramente difficile. Probabilmente prendendoci un attimo la mano è una cosa assolutamente fattibile, ma per me adesso è veramente veramente difficile. Quindi per il momento, siccome vorrei vedere poi anche altri lavori, magari successivamente a questo video, quindi in altri gameplay, volevo almeno cercare di completare quello, anche perché comunque questo ci paga 3.000, tolti 700 ci restano comunque insomma un po' di soldini che male non ci fanno. Quindi abbiamo completato il lavoro, credo che non ci dia coppe, vabbè, proprio il 50%, quindi... No, vabbè, in realtà ci dà lo stesso 3 stelle, va bene, non abbiamo preso chissà che cosa. No, vabbè, ci ha dato comunque 2.970, quindi quei 700 erano in più oltre i 3.000. Qua ci ha dato 2.970, forse ho fatto io qualche danno, evidentemente me l'ha scalato, altamente probabile. E oltre tutta la terra che ho buttato in giro, a destra manca, su marciapiedi, alberi e cose, ma direi che assolutamente ci sta, però... Veramente bello anche questo del livellare il terreno, fatto veramente bene. Anche il movimento del terreno comunque mi è piaciuto veramente tanto. Ovviamente molto difficile, perché come detto vi basta una minima irregolarità che la benna davanti non è più a livello e chiaramente andate a scavare dove magari non dovete, quindi è veramente tosto, è veramente difficile, ci va molta calma, molta pazienza per riuscire a farlo. Poi oltretutto anche al 100% sarà ancora più difficile, però devo dire molto molto interessante. E qua, ragazzi, vediamo che abbiamo anche la demolizione di un piccolo edificio in mattoni. Questo è un lavoro che veramente mi interesserebbe fare, perché dove demolisco è la cosa sicuramente più divertente, la parte della demolizione. Quindi fatemi sapere cosa ne pensate, io volevo fare comunque questo ulteriore approfondimento. Sicuramente farò comunque il video sulla demolizione dell'edificio, perché quel video assolutamente ci vuole, ragazzi, secondo me ci vuole. E poi come detto deciderò eventualmente che cosa fare questo titolo, serie, miniserie, o insomma concludiamo con il video della demolizione. Però come detto a me piacerebbe portarlo avanti, perché secondo me merita. Magari se riesco lo portiamo anche in live, eventualmente vediamo una delle prossime sere. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate lasciando un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale se non siete iscritti, attivate la campanellina delle notifiche. Per chi vuole dare un contributo concreto al canale, magari offrirmi un bel caffè, come al solito lo può fare attraverso gli abbonamenti YouTube, al tastino grazie di sotto di ogni mio video. Detto questo, giovanotti, io vi ringrazio, vi saluto e ci becchiamo nei prossimi gameplay. Ciao belli!